49° Salone Nautico Internazionale, Genova, 3-11 ottobre. Siamo in presenza dello skipper Mauro Pelaschier qui al Salone Nautico e vorremmo sapere come la sua idea di scuola vela per i ragazzi, per i più giovani, anche per i più grandi e i pro e i contro di questo, di questa categoria, di questo sport. Ma contro niente, non c'è niente di sbagliato. No, no, è bellissimo, ma hai detto bene, la scuola, cosa vuol dire? Libertà, cioè quando molli gli ormeggi ti senti un uomo libero e allora bisogna imparare tutto ciò perché non è facile, soprattutto da bambino, sei costretto dai genitori a fare un percorso e quindi devi fare quello che gli altri dicono. In realtà io ho avuto questa grande opportunità di proprio piccolissimo salire su una barca, mio padre mi ha detto è tempo che tu navighi, ha mollato la barca e ha detto vai e da quel momento io mi sono innamorato di questo elemento, del mezzo con cui navigavo e ho imparato a muovermi grazie al vento, quindi gratis. E una scuola deve essere questo, cioè non deve insegnare la tecnica, non deve insegnare niente di particolare se non quello di essere autonomi, di prendere l'iniziativa, tracciare la propria rotta, ognuno è diverso dall'altro perché siamo uno diversi dall'altro per fortuna, e dopo se uno ha le qualità, se ha voglia, se ha intenzione di competere, allora sì che ci vuole qualcuno che lo accompagni in questo percorso. Però per prima cosa la scuola deve essere un'opportunità per usare un giocattolo che è una barca, il vento e divertirsi. La vela piuttosto che qualsiasi altro sport, perché lo consiglierebbe? Proprio per quanto detto in precedenza e per quanto a lungo tu puoi protrarre questa attività. Cioè io domenica ho finito una regata, un percorso lungo tutta la stagione in Mediterraneo e abbiamo vinto il trofeo Panerai appunto con le barche d'epoca e ho 60 anni e me lo posso permettere ancora. Altri sport forse non ti danno questa opportunità, ma al di là di questo io mi sono ritagliato il mio posto di lavoro in questo mondo grazie al fatto che il mare offre moltissime opportunità. E una scuola non deve insegnare solo la tecnica e la disciplina dello sport della vela, bensì deve insegnare anche a muoversi in questo elemento e trarre appunto da questo un'opportunità di vita leggermente diversa da quella terrestre.